Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video della serie Decluttering e questo è Ready for Blush. Mi sono dimenticata che negli scorsi video non vi ho detto che sia il Makeup Collection che il Decluttering. Non vi ho mostrato tutti, non vi mostrerò tutti i miei prodotti. Rimangono fuori quelli del progetto Ten Pen, che tanto già sapete che li sto smaltendo e quindi già sapete che destinazione hanno. E rimangono fuori anche quelli del kit professionale, perché quelli non si toccano. Oggi parliamo, come vi starete vedendo, di blush. Ne ho un mare, quindi dobbiamo lavorare intensamente. Allora, partiamo dalle palette. La prima palette è questa di Astra, la Mauve Romance. Ce l'ho, che come vedete non ha soltanto blush, ma anche una terra e due illuminanti. Però siccome ciò che mi ha fatto scegliere di comprare questa palette è il blush, l'ho messa tra i blush. E questo blush è bellissimo e non va da nessuna parte, quindi questa la teniamo. Poi, palette NARS di Steven Klein, collaborazione, bellissimo. Anche questa, in realtà ce l'ho da un pochino, ma non va da nessuna parte perché io l'amo follemente. Poi abbiamo altra palette che amo follemente, la Love Flush di Too Faced. Ed è questa qui. È bellissima, non va da nessuna parte. Poi ho questa palette che ho composto io con vari blush di diverso tipo, abbiamo le Dior, questo se non sbaglio era pure, non mi ricordo, però era pure questo, forse era Armani, non mi ricordo. Comunque sono tutti blush bellissimi e questa la teniamo. Mentre una palette che devo pulire e poi andrò a regalare, questa è di Blush Professional, che ho da un bel po', non la uso mai, scusatemi, problemi tecnici, non cadere, vi prego, scusate. Dicevo questa, e quindi la vado a regalare dopo averla pulita. Ok, e questo cestino è finito. Quindi ci possiamo rimettere le belle palette dentro e toglierlo di mezzo. Ok, abbiamo poi quest'altra palette sempre di blush, ridotta abbastanza male, però questa diciamo che la vado a regalare a mia sorella se la vuole, che tanto io non la userò mai. E poi abbiamo questa che è la palette della mia scuola, collaborazione con Inglot, dentro questi blush che mi piacciono tutti tantissimo, quindi questa la teniamo. E infine ho questa scatola di Makeup Forever nella quale ho messo altre cialde singole e anche questa mi piace molto e quindi tengo anche questa. Ah, non vi ho detto nei precedenti video che quando terminerò il mio decluttering vi farò un altro video sulla Makeup Collection aggiornata. E ora veniamo qui. Qui c'ho tanti blush, tanti. Allora, Avon. Queste sono le perle di Avon che ho utilizzato pochissimo. Sono molto carine, luminose, ma non le uso mai, quindi le regalo. Poi, blush Milani. Questo è il colore Berry Amore. Non ti apri. Questo è luminoso, è molto carino. Lo tengo. Zoeva. Questo è il colore Gentle Touch o Lux, sì, penso sia Gentle Touch, che è un rosa molto chiaro. Vediamo, penso di tenere anche questo. Due invece molto vecchi sono questi di Kiko, sono in crema. Non puzzano, ma hanno veramente tanto tempo. Io questi in crema non li uso. Sto pensando se regalarli o se buttarli. Sono carini, io provo a regalarli. Ok. Un attimo che mi pulisco le mani, sono subito da voi. Astra, il colore è... Dov'è il colore? 06. Molto carino. E di Astra ne ho anche un altro, eccolo. Sempre della linea matte, e questo è il colore 02.
Eccolo. E io questi. Questo lo vado a regalare. Poi questo è l'Einstein di De Palma nel colore Astud. Questo lo tengo perché mi piace tantissimo. Estée Lauder. Questo blush pure ha parecchio tempo. Scrivi ancora, sì. Spero che sia stato molto chiaro. Però mi piace, lo teniamo. Come teniamo questo di Kiko, che mi piace molto. Ok. Poi Estée Lauder. No, scusatemi, Saint Laurent in crema. Questo pure è un po' datato. Non puzza. Visto che ho dato via tutti gli altri in crema, questo lo teniamo. Poi abbiamo questo che è così in cialda. Cos'è? È di Elena Rubinstein, il numero 22. Questo me l'ha regalato mia cognata, non chiedetemi come mai ce l'ha in questo formato. E mi piace, lo teniamo. Kiko, una palette di tanto tempo fa, però mi piace tantissimo, quindi la teniamo. The Balmot Mama, regalato da mia carissima amica, quindi non se ne parla. NARS Duo Laguna, questo lo possiamo anche buttare però. Duo Laguna e Orgasm, lo teniamo. Blushino di Elf. Questo lo teniamo, ma semplicemente perché io questo lo porto sempre in viaggio, perché è piccolo, costa poco, quindi sono tranquilla. Quindi lo teniamo. Teniamo questo di Celic, che mi piace tantissimo. Questo è il colore Rose Gold, bellissimo, lo faccio vedere. Veramente molto bello. Teniamo il piccolo Deep Truth di NARS. Poi abbiamo questi due prodotti che sono il Terracotta di Guerlain e il Catrice Blush Tint. Mi sa che il Blush Tint è arrivato, si è fatto proprio gelatinoso, schifoso. Lo voglio usare perché questo prodotto tinge come si sa. Profumo è buono, però sì, io questo lo butto. Quindi questi sono tutti i blush che tengo, che poi andrò a mettere in ordine e metterò nella Makeup Collection. Ora, resoconto. Non ho messo da parte nessun prodotto che voglio smaltire nel breve tempo. Ho buttato un prodotto e andrò a regalare tre blush e due palette. Direi che questo decluttering sta andando bene. Questi sono tutti i miei prodotti che ho declutterato in questo, come tra i blush. Fatemi sapere se questo video vi sta piacendo, magari mettendo un bel mi piace. Fatemi sapere qual è la prossima categoria che volete vedere. E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E alla prossima!